strade come fiumi, campi e sottopassi allagati e abitazioni invase da acqua e fango. È lo scenario che si è presentato questa mattina a risveglio di molti residenti della provincia di Pesaro e Urbino, dove in poche ore una bomba d'acqua ha provocato danni ingenti e disagi in varie città, come a Marotta, per l'ennesima volta messa in ginocchio dopo poche ore di pioggia abbondanti. Le criticità maggiori si sono verificate nell'ex frazione di Fano, passata da pochi mesi sotto il comune di Mondolfo. Il sindaco Pietro Cavallo ha fatto diversi sopralluoghi recandosi anche alla scuola media Fa di Bruno, allagata soltanto all'esterno dell'edificio. I genitori degli studenti sono stati invitati in via precauzionale a riaccompagnare i propri figli a casa. Stessa sorte per i piccoli alunni della scuola elementare Fantini in via Corfù. Nelle strade limitrofe invece molte abitazioni sono rimaste allagate, in particolare quelle in via Damiano Chiesa, via Praga, Nievo, Manin e in via Rovani, dove si sono concentrate le operazioni di prosciugamento da parte dei vigili del fuoco grazie all'utilizzo di pompe idrovore. Sul posto anche i carabinieri di Marotta comandati dal luogotenente Antonio Barrasso, i tecnici del comune, i volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana Attività Emergenza che hanno allestito il COC, il centro operativo comunale, per coordinare i lavori. Anche i volontari della Croce Rossa Italiana sul posto? Sì, facendo parte della protezione civile nel gruppo della Croce Rossa siamo stati allertati già da ieri e questa mattina abbiamo provveduto dall'allerta ai vigili, al comune, perché qua la situazione degenerava. Quanti sono i volontari più o meno impiegati in queste vie? Oggi in servizio sono 6 volontari per protezione civile e Croce Rossa, per quello che possiamo fare, perché ma già dar la sveglia stamattina a chi dormiva è stata una buona cosa, perché tutti hanno provveduto, purtroppo non è andata bene per questi signori qua, che hanno preso tutto, diciamo, il grosso dell'acqua. Bisogna rivedere alcune cose perché ogni 3 mesi non può ripetersi questa cosa, al primo temporale. Ci spostiamo da questa parte perché abbiamo il responsabile di zona dell'attività di emergenza della Croce Rossa Italiana. Buongiorno. Salve. A che ora avete avuto le prime segnalazioni questa mattina? Le prime ore del giorno, 6:30 è arrivata questa piena improvvisa e ci ha allertato tutti. Ma una riflessione. Responsabilità di chi? Io sono responsabile dell'attività emergenza, ma qui non si tratta più di attività emergenza, qui è una quotidianità, ogni volta che piove ripetiamo le stesse cose, è diventato un lavoro, non è più un'emergenza. Stiamo cercando di ripristinare, di aprire i pozzetti, dare una pulita. In che stato erano? Erano completamente otturati? No, otturati no, otturati no. Però l'acqua ne è arrivata tanta, per cui c'è un bel lavoro da fare. C'è un bel lavoro da fare. Queste invece sono immagini che ritraggono alcune stanze dell'Hotel Imperia al Ponte Sasso, dove sono intervenuti invece i volontari del Cibi Club Mattei. Problemi anche a Fano, dove all'alba pompieri sono stati chiamati per far defluire l'acqua all'interno di un capannone in via Pisacane. Si tratta della ditta Canestrari, che già in passato ha dovuto fronteggiare il problema con sacchi di sabbia posizionati lungo la cancellata d'ingresso dello stabile. Infiltrazioni si sono verificate invece nella sala dei globi della biblioteca federiciana, dove sono posizionati gli scaffali in ciliegio che custodiscono da 3 secoli il nucleo originario della biblioteca stessa. Situazione analoga in alcune aule dell'asilo Arcobaleno, che è comunque rimasto agibile. Disagi in mattinata anche al traffico, rallentato in diversi punti della città. Lungo la statale 16 a Torrette, l'acqua piovana ha invaso gran parte della sede stradale, allagato sottopasso della stazione, quello del Vallato e del Lido in Viale Carducci. Segnalati disagi a Santa Maria dell'Arzilla con campi allagati e preoccupazioni per il torrente, tenuto sotto controllo dai tecnici della provincia. Il presidente Daniele Tagliolini è rimasto in costante contatto telefonico con i dipendenti, al lavoro dalle prime ore del mattino per monitorare i corsi d'acqua.